Eccoci qui ragazzi, sono Goldrake e come vedete ragazzi oggi siamo qua in un nuovissimo video. Oggi ragazzi siamo con il ritorno di una grande serie, una serie ragazzi che mi ha accompagnato in tutto il corso del mio canale perché è partita 2 anni fa e siamo in Smaschera lo sconosciuto. Per chi è nuovo ragazzi e non conosce la serie, praticamente ragazzi io farò delle domande su dei personaggi ovviamente che esistono. Che esistono realmente e oggi abbiamo qui Black Tiger e Ant Paolo che saranno i due sfidanti. Dovranno cercare di indovinare il personaggio. Io quindi darò degli indizi e a questi indizi, ragazzi, loro dovranno sparare un colpo di pistoletta in aria e dovranno darmi la risposta sul telefono di GTA. Quindi questo è il regolamento, se qualcuno sbaglia la risposta non potrà rispondere all'indizio successivo e poi da quello successivo ancora potrà invece continuare a rispondere. Adesso ragazzi non perdiamoci in chiacchiere, partiamo subito con il primo personaggio, vi ricordo che saranno 4. Questo personaggio è uno youtuber e fino a qui se qualcuno la indovina. Io veramente me ne vado. Attualmente ha i capelli di color rosso. Eh no, ancora un po' complicata. Aspettiamo che adesso la sapranno. Adesso arrivano quelli il momento clou. Nel suo canale ha portato GTA. Quindi ragazzi, adesso non lo porta più, però ha portato GTA. Ed è ancora difficile, ragazzi, è ancora difficile. Ha più di 3 milioni di iscritti. Raga, questo è un po' complicato. Fa parte di una crew. Una crew che. Attenzione, è Ant Paolo ha sparato, ragazzi. Vediamo cosa ci risponderà. Ant Paolo risponde anima e la risposta è corretta. Dunque, il primo punto va proprio ad Ant Paolo. Ragazzi, se vi ricordate, lui è stato un grandissimo sfidante del torneo, che poi, ragazzi, per problemi non ho potuto più continuare. Però, comunque, ragazzi, la risposta è corretta. Dunque, un punto per Ant Paolo. Passiamo subito al secondo personaggio. Questo personaggio è un calciatore. È di nazionalità francese. Con la belli fermi, due belle statuine, ovviamente. Giusto, è giusto così. La sua situazione ha colpito moltissime persone, poiché da bambino viveva in condizioni veramente disastrose. Questo, ragazzi, era un indizio che magari poteva far pensare a qualcuno, ma ancora no, ancora no. È alto 1,68 m, quindi è abbastanza piccolino, raga, eh? È abbastanza piccolino. Ancora niente? Ah, raga. Gioca nel Chelsea. Eccolo. Adesso ha sparato prima Black Tiger, quindi aspettiamo e vediamo quale sarà la sua risposta. Black Tiger ci scrive Kanté e la risposta è corretta, dunque pareggio per Black Tiger. Ragazzi, gli altri indizi erano che si chiama N'Golo e poi è Kanté, quindi non c'erano poi altri indizi. Dunque, complimenti a Black che pareggia su Ant Paolo. Andiamo subito al terzo personaggio. Questo personaggio è uno youtuber. Quindi ripassiamo, ragazzi, al mondo di YouTube. Dovreste essere abbastanza preparati. E questo è bello semplice. È di nazionalità brasiliana. Attenzione, Black Tiger spara. Black Tiger spara. Io l'avevo detto che era un po' più semplice questo. Vediamo cosa ci risponde Black Tiger. Black Tiger ci risponde Lipao e la risposta però è sbagliata. Dunque attenzione perché per il prossimo indizio potrà rispondere solamente Ant Paolo. Dunque passiamo al prossimo indizio dove Black Tiger non può sparare. Purtroppo per Ant l'indizio non è forse troppo un aiuto, però comunque potrebbe arrivarci. Questo personaggio porta GTA. E infatti, ragazzi, come pensavo, non la sa. Passiamo al prossimo indizio. Compie gli anni il 13 novembre, quindi poco fa, ragazzi. Non lo sa nessuno. No, raga. Attenzione. Ant Paolo ha sparato stavolta. Potrebbe avere il nome corretto. Vediamo cosa ci scrive. Ant Paolo ci scrive Fiorito e la risposta è corretta. Dunque, 2-1 per Ant Paolo. Ragazzi, l'indizio successivo era
che il suo nome può far pensare ai fiori. Quindi veramente l'ultimo sarebbe stato veramente veramente quello decisivo, però Antpaolo è arrivato a quello precedente. Dunque ragazzi, ora Black può rimettere la situazione in parità solamente con il quarto ed ultimo personaggio. Questo personaggio appartiene al mondo dei motori. Ancora un po' troppo presto, eh? Più specificatamente nel mondo della Formula 1. E adesso ci avviciniamo al personaggio. Ha 22 anni, però è ancora difficile, raga, un po' troppo vaga, eh? Attenzione, questa qua può essere veramente quella decisiva. È di nazionalità monegasca. Attenzione, perché Black Tiger ha sparato. Potrebbe pareggiare su Antpaolo. I personaggi sono 4, perché questa è una edizione speciale di Smaschera lo sconosciuto. C'è una sfida, un duello a 2, dunque, ovviamente. E si può pareggiare. Attenzione, perché ci scrive Leclerc e la risposta è corretta. Dunque ragazzi, la sfida finisce in parità. Come ho detto, è un duello, quindi può finire anche in parità. Complimenti a tutti e due, sia a Black che a Antpaolo, per questo pareggio. Veramente, veramente una sfida molto, molto carina. Io faccio veramente i complimenti a tutti e due. Mi raccomando ragazzi, se vi piace questa serie, fatemelo capire con un bel commento, un like, mi raccomando. E niente ragazzi, ringrazio ancora Antpaolo e Black. Infatti adesso veniamo qua vicini, ci facciamo, non so, ce la balliamo un pochino. Dai, vai, via. Ok, io saluto. Allora mettiamoci a sto punto tutti qui. Ok, facciamo un saluto. Mi raccomando, lasciate un bel like, iscrivetevi se non siete iscritti, attivate la campanellina e noi ci vediamo al prossimo video. Bella.